Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zuppa di cereali, riso rosso e legumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodorini, cipolla, carote, sedano, aglio, alloro, rosmarino, olio evo, sale, pepe, dado vegetale fatto con il bimbi, acqua calda, cereali misti con riso rosso e legumi misti ammollati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e l'aglio senza anima, le carote e il sedano, i pomodorini e l'alloro e il rosmarino. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere i legumi il dado il pepe il sale e l'acqua calda. Amalgamare con la spatola. E cuocere con il cestello al posto del misurino per 60 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i cereali e il riso rosso. Amalgamare con la spatola. E proseguire la cottura, sempre con il cestello al posto del misurino, per 15 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. La zuppa è pronta, impiattare e servire. Zuppa di cereali, riso rosso e legumi. Grazie e alla prossima ricetta.